Occorre che nella gestione di una transizione ecologica, i cui obiettivi ormai li condividiamo tutti, vi sia la possibilità di finanziare l'uso di risorse che già vanno verso un posizionamento migliore nei confronti dell'ambiente e delle emissioni, ma che non creino nello stesso tempo quei problemi di competitività alle nostre aziende, che competono con aziende del resto del mondo che non hanno certe limitazioni, o i problemi di tipo sociale che si creano per i lavoratori in una fase così delicata. Quindi avere la possibilità di finanziare infrastrutture per il gas o anche quelle di tipo nucleare, ma chiaramente queste per un paese come l'Italia, che ha fatto una scelta qualche anno fa, richiederanno maggior tempo e probabilmente addirittura un coinvolgimento nuovo dei cittadini. Ma per il gas l'Italia è un paese che è in prima linea, grazie alle infrastrutture che alcuni osteggiavano come la TAP, abbiamo risorse più che sufficienti grazie ad accordi anche con paesi come l'Azerbaigian, e questo deve fare in modo che appunto si vada verso degli obiettivi con maggiore equilibrio e buonsenso.